ce la faranno ritrovare perché a un certo punto diranno basta, eccolo qui adesso il cadavere, purché vi state zitti. Scientifica per cercare di identificare, insomma, il corpo che è stato trovato. Confermo che è stato trovato un corpo in avanzato stato di decomposizione sotto il tetto. Non lo so, non glielo so dire perché le condizioni sono veramente molto molto. Qualche oggetto sì, che, dal quale orologio, chiave. Sì, potremmo ricondurre l'identificazione dagli oggetti ritrovati. Questo sì. Un muro. Il nuovo parroco della chiesa, in servizio da poco più di un anno, aveva notato delle infiltrazioni di acqua, chiedendo l'intervento di alcuni muratori, proprio quelli che stamane si sono ritrovati a fare la macabra scoperta. L'immediato intervento della polizia, del procuratore, del questore di Potenza e della polizia scientifica di Bari. Successivo l'arrivo del fratello di Elisa Gildo Claps, giunto da Napoli. È stato fatto entrare da un ingresso laterale per il riconoscimento di alcuni oggetti ritrovati e dopo il sopralluogo che si ripeterà domani, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Trapelano altre indiscrezioni. Elisa Claps fu trascinata nel sottotetto. Non è possibile dire se era già morta o ancora viva. I pantaloni sono stati trovati arrotolati attorno ad una gamba e dunque si sta valutando se sia stata una conseguenza del trascinamento o se, come ipotizzato in un primo momento, fossero stati sbottonati in un tentativo di violenza sessuale. Thank you.
La seconda sezione del Tribunale di Salerno ha condannato ad 1 anno e 6 mesi pena sospesa per il reato di falso in perizia Vincenzo Pascali, il genetista che effettuò la perizia che escludeva la presenza di tracce di DNA di Danilo Restivo sugli abiti di Elisa Claps. Pascali, incaricato dalla procura di effettuare gli esami sui resti rinvenuti a Potenza, venne smentito da una seconda perizia effettuata dai carabinieri del RIS di Parma, che riuscirono ad estrarre dalla maglia che indossava la vittima il DNA dell'assassino. Confermata ieri dopo 5 ore di consiglio la condanna di primo grado per Danilo Restivo, definito dai giudici della Corte d'Appello di Salerno il carnefice che uccise Elisa Claps il 12 settembre del 1993 a Potenza. Per Restivo dunque confermati i 30 anni. Mosaico è composto oppure c'è ancora? No. La strada è lunga? No, ancora no. Sono 24 anni e 6 mesi, sono quasi 24 anni, però non è ancora finita tutto. Ci sono ancora delle cose da chiarire. La vera verità ancora su Elisa non è ancora venuta fuori. Deve venire fuori, prima o poi, prima che gli occhi miei si chiudano, deve venire fuori la vera verità su Elisa. Quello che è successo quel giorno, chi ha aiutato Danilo e tutto il resto.